Ma bentornati a tutti, piccoli dribblatori di concetti che non siete altro. Eccomi qui con un nuovo episodio della Carriera Allenatore Extreme. Continua il mercato, ma prima di tutto c'è la finale della Coppa Internazionale Europea, ovvero il torneo amichevoli di questa nuova stagione. Dobbiamo assolutamente iniziare col piede giusto. Ci siamo già riusciti, sono già riuscito a battere questa squadra, devo riuscirci anche questa volta dopo aver battuto il Trapani. Grazie di cuore ragazzi, grazie di cuore per i tantissimi consigli che mi avete dato per quanto riguarda il mercato. Molti si sono scordati che avevo davvero poco budget, altri invece si sono ricordati e mi hanno consigliato dei giocatori davvero poco conosciuti. E ora è arrivato il momento di affrontare la partita con la nuova coppia d'attacco formata dai due mega, dai due grandissimi giocatori super veloci, Ambrose e lui, Zeturbo, grande giocatore ex Inter. E allora si parte subito con numeri di Zeturbo e anche con la mia cronaca. Il passaggio per Morosini, numero 23, per Mandragora, Di Marco, il terzino sinistro che avanza appunto sulla fascia di sinistra e cerco di far avanzare anche la difesa. A questo punto con Pinzi per Locatelli, ancora lui, ancora Di Marco per Mandragora che si sblocca qui. Zeturbo, ma va fuori. Fuori, sbattutissima fuori questa palla. Di Marco, cross in mezzo per Di Marco, non la prende di testa. Per poco. Pericolosa la squadra avversaria. Un buco, non ci credo. Dai, parola subito. No, non è vero. Non è vero, con un Gollini senza testa, con un Gollini senza skin. Ai, no, comunque c'è da dire la verità, è un'azione veramente bella, un'azione dove il nostro terzino sinistro Di Marco non era lì, non era presente e ci sta il loro vantaggio, 1-0. Zeturbo che ci mette il turbo, mamma mia, Mandragora, che rete, non ci credevo nemmeno io a questa rete, e l'esultanza del pesce morto. Mamma mia, ma guardate qua, un allungo di Zeturbo, devastante, ma che bello questo tiro di Mandragora, che va a pareggiare i conti con questo palo gol. Mandragora, cambio la direzione per sbloccare, qua Locatelli, Zeturbo, bello per Locatelli, il piattone vincente del 2-1. Porta in vantaggio il Brescia, il fantastico giovane Locatelli. Ma riguardiamo qua il replay ancora una volta. Zeturbo, sempre lui nei suoi assist vincenti, porta in rete il gran tiro di Locatelli. Hakimi, il passaggio per Caracciolo non ci arriva, allora riparte la squadra avversaria. Allora a questo punto vediamo che cosa succede, cerco di trattenere il gioco a centrocampo. Tomalla, chi è Tomalla? Che sembra come chi è Tatiana, vabbè, molti di voi sono troppo piccoli, non sapranno cosa intendo dire con gli sketch di Cirilli. Attenzione, il palo, mamma mia, termina qui, fioccano soldi con questa finale vinta, ma quel palo al 92esimo, addirittura 93esimo, che brivido. Ma guardate qua questo baggone qua. Ragazzi, che brivido, ma meno male e riusciamo a vincere. Ma ragazzi, oltre al fatto di vedere qua Morosini con la fascia da capitano, vediamo per la prima volta i fuochi d'artificio. È una grande coppa, questa qui è una grande coppa che potrebbe essere la Champions League. Chissà, magari un giorno al Brescia arriverà questa Champions League. Naturalmente intendo questo Brescia, perché quello reale sarà un po' dura. Però è arrivato il momento di... Sì, è arrivato il momento di far esultare tutti i tifosi. È arrivato il momento anche di ricordarvi che, ragazzi, io vi aspetto nella pagina Facebook P-Quadro. Sì, P-Quadro. Mi sta venendo pure il singhiozzo. P-Quadro nel profilo Instagram bubo_bubo_dj. E, ragazzi, è arrivato il momento di continuare in carriera. E andiamo avanti a bomba. Allora, prima di tutto, vediamo un po' cosa succede, vediamo un po' se c'è qualche cambiamento per quanto riguarda il mercato, ma soprattutto andiamo anche a verificare quanti soldi abbiamo guadagnato.
Allora, prima di tutto andiamo qui nella sezione ufficio, andiamo a vedere che Federico Di Francesco ha accettato l'offerta. Ragazzi, abbiamo guadagnato 1,5 milioni e si complimentano per quanto riguarda la vittoria nella nostra coppa. E allora ragazzi, aspettiamo un attimino, andiamo a cercare altri giocatori, perché adesso mi servono altri giocatori. Andiamo a vedere un attimino anche per quanto riguarda il budget. Spostiamo, altrimenti non potevo prenderlo, non potevo prenderlo Di Francesco. E andiamo qua ad acquistarlo, era per quello che io aspettavo, altrimenti non potevo. Visto che lo stipendio è di 30.000, ci rimangono 3,2 milioni. Non sono tanti, sono pochi. Come del resto è una carriera allenatore extreme a poco budget, una squadra con overall bassi, bassi, bassi. E allora dobbiamo soffrire un po'. Andiamo a fare un po' di mercato. Andiamo nella nostra squadra, andiamo a vedere un attimino chi possiamo ancora vendere. Eccoli qua tutti i nostri giocatori. Abbiamo Caracciolo che si sta per ritirare. Peccato, peccato, peccato. Ma dobbiamo trovare qualcun altro, perché per il momento con Di Francesco e Zeturbo abbiamo trovato praticamente i sostituti per Caracciolo e per l'altro giocatore che non ricordo più il nome, che è tornato a casa dal prestito. Cerchiamo Mastur. Voglio cercare Mastur perché secondo me Mastur non costa tantissimo e potrebbe essere l'alternativa ideale per Morosini quando Morosini è stanco. Quindi proviamo con 1,6 milioni, avanziamo questa offerta al Milan e verifichiamo appunto se accettano oppure no. Se non riesco a prendere Mastur, cercherò di prendere qualcun altro. Poi ovviamente durante questa puntata ve lo faccio vedere. Allora, per Vassallo troppo poco. Proviamo a questo punto con 280, avanziamo l'offerta, sono 2,75 il suo valore, dovremmo venderlo a 2,80. Avanziamo, continuano i giorni. Offerta per Federico Serraiocco, per la squadra di Lugano, per il Lugano. Proviamo con 200, avanziamo l'offerta, un giocatore di 23 anni, non dovrebbe essere male qua. Certo che qua fanno pure gli schizzinosi. Avanziamo l'offerta a 2,80. Peccato, vediamo. Comunque il Milan ha accettato, fantastico. Se il Milan accetta possiamo fare qualcosa di interessante. Per il momento non abbiamo i soldi per lo stipendio, quindi prima di tutto andiamo a metterci a posto con lo stipendio per l'ennesima volta. E portiamo 18.000, 20.000, facciamo così per arrotondare un po'. E andiamo ancora qui nell'ufficio, andiamo a verificare appunto questa offerta, se riusciamo a concluderla. Con una durata di 5 anni avanziamo l'offerta con uno stipendio di 18.000, lui vorrà 20.000, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, poi possiamo far crescere i nostri giocatori, possiamo andare a simulare gli allenamenti, ma potrei metterne qua. Lo mettiamo dopo, ragazzi. Ho altre idee. Vorrei magari inserire anche qualcun altro per quanto riguarda questi allenamenti. Ma voglio congratularmi con Colì, che sale dal 70 al 71. Il nostro terzino sinistro, molto, molto, molto interessante. Che avrete sicuramente visto anche nella mia rubrica Talenti Sconosciuti, dove ho inserito nei terzini sinistri anche Colì. Proviamo con 180, vediamo se riusciamo a vendere Federico Serraiocco a Lugano. E qua, vabbè, si tirano indietro, peccato, ma vabbè, era troppo poco la loro offerta. Allora, vuole sapere quale sarà il suo ruolo, quindi facciamo 5 anni, ruolo importante, avanziamo l'offerta e verifichiamo se il Milan ce lo lascia. Ma secondo me il Milan ormai ha accettato, è appunto convincere il giocatore il difficile. Allora, 150, ragazzi, io sono tentato, vi dico la verità, sono tentato, però facciamo 160, so che è una miseria da guadagnare, però meglio che niente. Ci si prova comunque. Continuiamo ad allenare i nostri giovani, continuiamo ad allenarli per bene, e questa era la cosa che volevo fare precedentemente, ovvero andare ad allenare uno di loro.
andare ad allenare o Di Francesco o Zeturbo. Proviamo prima con Zeturbo, facciamoli salire questi giovani qua, perché va bene Colì, però ragazzi, ho appena acquistato due giovani che salgono tanto e bisogna allenarli oltre che a farli giocare in campo, altrimenti non salgono abbastanza. Quindi, simuliamo e verifichiamo appunto se sale qualcun altro. Manca poco per Mandragora, molto bene. Avanziamo, ragazzi, soprattutto vi voglio dire una cosa. Adesso io verifico un po' i giovani, tra l'altro questo è molto interessante. Questo qua, tanta roba questo Matteo Mariani, mi piace. E vi volevo dire che naturalmente mi potete suggerire altri giovani talenti, altri sconosciuti, altri giovani che magari io non conosco. Insomma, suggeritemi dei giocatori ideali per questa rosa. Non sparate giocatori a caso. Anche per Gabriele Guidi, Gabriele Guidi, vabbè, quel che è. Comunque, in ogni caso, ce ne sono alcuni che sono molto interessanti, nonostante l'osservatore sia abbastanza, alle prime armi rispetto a quelli che ho naturalmente con l'Inter. Vi volevo dire che intanto che io compro questi giocatori qua, li porto in prima squadra, o comunque li porto nella primavera. Aia, 1-9, il Bayern Monaco mi soffia via Mastur. Porca vacca. Proviamo giocatore chiave, altrimenti ce lo soffia il Bayern. Vi volevo dire che comunque per me è molto importante seguire i vostri consigli. Quindi commentate a bomba qui sotto, perché ci sarà ancora un episodio dello speciale calciomercato. Va bene, abbiamo venduto Serraiocco, ma abbiamo perso Mastur, perché se ne va al Bayern. E ragazzi, amen, ci sono altri giocatori. Io nel caso provo ancora ad acquistarlo, proviamo ancora ad offrire qualcosina in più, però ormai 1-9, io ho offerto 1-6. Vediamo. Avanziamo l'offerta e... No, dai, comunque io ho un'alternativa che molto probabilmente magari vi farò vedere nel prossimo episodio. Se io non riesco... vedete, ha scelto di andare al Bayern. Ecco, magari nel prossimo episodio vi faccio vedere chi vado a prendere al posto di Mastur. Poi c'è Sampaio che vuole parlare dell'ingaggio, quindi potremmo andare anche a verificare il suo ingaggio, perché non voglio perderlo. Sampaio secondo me è veramente molto forte. E allora andiamo nei contratti e siccome i soldi sono quelli che sono e vorrei magari tenerne anche qualcuno per quanto riguarda la sessione invernale, potrebbe essere utile tenere appunto qualche soldo da parte. Proviamo 7000, giocatore chiave della prima squadra, e speriamo che Sampaio non faccia le bizze e rimanga nella nostra squadra, nel nostro Brescia. Allora, oltre a lui vorrei provare a prendere Lorenzo Pellegrini, un giovane talento italiano veramente, veramente forte. L'ex Roma approdato al Sassuolo, ragazzi, secondo me, oltre al fatto che costerà tanto, io provo con 1-9, secondo me è uno di quei giocatori che in una squadra media, perché ormai è diventata una squadra media questo Brescia, può fare davvero tanta differenza. Anche se, vabbè, comunque abbiamo già Locatelli, abbiamo già un centrocampo di giovani italiani, oltre a Marcio, Sosa, molto buoni. Allora, direi a questo punto che possiamo andare a mettere qualche altro giocatore. Ho tantissimi giovani da allenare, ho tantissimi giovani da far crescere, come Federico Di Francesco. Ecco, lui secondo me è il figlio d'arte. Ecco, Federico Di Francesco, approdato al Brescia, il figlio d'arte, speciale calciomercato. Ecco, già qua io mi vedo questo titolo qua. Perché? Perché è il figlio di Eusebio, è il figlio di Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, per coloro che non lo sanno. Allora, simuliamo bene così, Coca-Cola Light sale tanto, e tra l'altro devo anche ricordare tutti coloro che mi hanno detto allenalo, fallo giocare, perché a me in una stagione è arrivato al 75, e vi voglio fare i complimenti, perché arrivare al 75 in una stagione è tanta roba. Intanto Sampaio ha accettato, abbiamo venduto Serraiocco,
e ha accettato anche Matteo Mariani. Perfetto, perfetto, così arrivano un po' di giocatori che mi servono, un po' di giocatori, visto che molti sono andati, sono ritornati alle proprie squadre dal prestito dell'anno precedente. Anche se non sono così tanto forti, poi saranno dei giovani che crescono nel corso della stagione. Allora, Pellegrini, perfetto. Non ce la faccio, sarà durissima, però io comunque ci ho provato. Sì, Ciaone, accettato 4 milioni e 7 dalla Fiorentina. Sì, la Fiorentina i soldi li ha, e quindi ciao per Pellegrini, non ce l'avremmo mai fatta per 4 milioni e 7, erano davvero davvero tanti. Vedo il Vicenza in Coppa Italia e quindi ragazzi c'è da giocare, c'è da scendere in campo. Andiamo a vedere gli aggiornamenti mensili del nostro osservatore, vediamo chi ci ha trovato, se c'è qualcuno di interessante che possiamo portare in primavera. Questo Giovanni Giordano potrebbe fare al caso nostro. Poi basta, sì, direi solo Giovanni Giordano, GG, che potrebbe essere interessante. Per il momento lo tengo qua, poi magari verificherò se portarlo in primavera oppure no. Allora ragazzi, la rosa è da preparare. Allora Mariani è il nostro portiere, andiamo a mettere appunto lui, poi abbiamo Di Francesco, comunque ovviamente ho messo Minelli per quanto riguarda la porta delle partite di Coppa Italia. Mettiamo Di Francesco in attacco al posto di Zeturbo, potremmo fare anche qualche altro cambiamento. Come magari fare, vediamo, mettiamo Di Francesco e Pinamonti, magari Di Francesco trequartista, giusto per capire se possiamo utilizzarlo anche sulla tre quarti, potrebbe essere interessante questa verifica. E mettere Marcio Sosa al posto di Pinzi, poi Lancini al posto di Coca-Cola Light insieme a Sampaio che ha rinnovato. Quindi diciamo che merita e basta. Allora, potremmo mettere anche Mariani qua in zona. Mariani che secondo me è un grandissimo giovane, già un 62, ci sta e secondo me salirà anche abbastanza, come del resto sta salendo Marcio Sosa. Ed eccolo qui Ambrose che parla con l'arbitro, già confabulano. I due attaccanti, qua si parte subito con Pinamonti, il retropassaggio e qua c'è Marcio Sosa, Locatelli, autore della rete vincente per quanto riguarda il torneo amichevole precampionato. Mandragora, il passaggio ancora per lui, il numero 17, Locatelli che porta su Sosa, attenzione, Sosa, cross in mezzo per Ambrose, mamma mia che parata, Benussi. Che parata, ricordiamo qui il replay, colpo di testa in anticipo, vabbè, un po' una parata strana. Locatelli per Pinamonti, largo, in area di rigore, cerco di entrare, Pinamonti, e allora arriva Colì, il passaggio per Mandragora, ma lungo il pallone, Mandragora cade, allora calcio di rigore, calcio di rigore. E allora Francesco Urso, che non è un parente di Barbara D'Urso, e salutiamo anche la piazza splendente di Galano che è molto nota a Vicenza. Vabbè, dopo queste stronzate sono pronto per battere questo calcio di rigore con lui, Ambrose. Mamma mia che trivela, che esterno alla Quaresma, che rigore, Ambrose porta sull'1-0 questa partita sblocca il vantaggio del Brescia, tutti ad esultare. Di Marco, il terzino, la passa in mezzo per Caracciolo, ancora presente, in tutti i cuori dei bresciani veri. Di Marco, in area di rigore, Di Marco, il cross in mezzo, e la va a prendere Benussi. Sono 4 i minuti di recupero, ma sta terminando questa partita, ragazzi. Potremmo andare avanti in Coppa Italia, l'avventura potrebbe continuare. Attenzione, Toncarà, si allunga il pallone. Toncarà, occhio, il cross, ma la prende con facilità Minelli. E termina qui il match. Ragazzi, ci portiamo avanti, andiamo avanti in Coppa Italia e le bandiere sventolano
Di brutto. Ed eccolo lì, grandissimo. Intanto salutiamo Beppis, Quiz Gamer, che era online. Ciao Beppi. E allora. Andiamo avanti, giusto con qualche aggiustiamo qualcosina. Facciamo qualche allenamento, vediamo un attimino. Giocatore infortunato, si è infortunato Hakimi per 8 giorni. Peccato. E quindi prima di terminare questo episodio, vediamo se riesco, aspettate un attimo, ad allenare questi giovani. Andiamo a simulare questi allenamenti, spero salga qualcun altro. Simulazione completa. E avrei tanto sperato in un 66 di Marcio Sosa. E invece no. Allora, offerta per il trasferimento. Attenzione, per Edoardo Lancini. Potremmo vendere Lancini, però prima di venderlo vorrei guadagnarci un po'. Quindi spariamo alto, spariamo 1.175.000. Verifichiamo se il Bari accetta. Se accetta, dovrò prendere anche un difensore centrale. Eh sì, un difensore centrale sul prezzo di 1.000.000. Vabbè, se volete consigliarmelo qui sotto, siete i benvenuti come al solito. Io vi aspetto nel prossimo episodio con ancora uno speciale calciomercato. Fate i bravi, ragazzi, vi aspetto alla prossima. Ciao!